Parliamo di volley giocato, lo facciamo con la In Job Pallavolo Città di Castello, campionato nazionale di Serie B, vittoria in rimonta sofferta nel derby con Foligno. Ne parliamo con Giacomo Cherubini e Patrick Valenti. Ben trovati ragazzi. Ciao. Uno dei mattatori del derby è stato proprio Patrick Valenti. 20 punti. Complimenti, Patrick. Stai veramente bruciando le tappe in questa B. Sei uno dei giocatori più in forma. Te l'aspettavi? Sì, me l'aspettavo alla fine. Pian piano sto recuperando sia fisicamente che tecnicamente. E alla fine il lavoro ripaga, diciamo, in gara. Giacomo, tu sei entrato nel turno di battuta, no? Nelle rotazioni in battuta, se non erro o sbaglio. Giusto, giusto. Come lo vivi questo momento, diciamo, passami il termine, da outsider della rosa? Cioè, chiaramente entri nelle rotazioni. Il tuo obiettivo è mettere in difficoltà Coach Bartolini? Quello sempre, e comunque se vengo da un cambio di ruolo e torno a fare l'opposto, ormai erano anni che non lo facevo e ci proverò. Torni a fare l'opposto. Ricordiamo il giro che hai fatto. Prima eri palleggiatore, poi hai fatto posto 4 o No, no? poi ho fatto l'opposto, poi il laterale e ora di nuovo opposto. È il classico giro dell'oca, poi si ritorna sempre lì, caro il mio Giacomino. Tu mi hai sempre detto che in cuor tuo ti senti opposto. È vero o no? Nel cuore sì, nella testa palleggiatore però. Allora, chiudo con Patrick Valenti. Speriamo che il derby fra 15 giorni, Patrick, si possa giocare, perché ancora a San Giustino ci sono 5 positivi, asintomatici, stanno migliorando e quindi ci potrebbe essere la possibilità che il derby si giochi. In cuor tuo ci speri, da San Giustinese Selciarino Doc, di fare lo sgambetto al San Giustino? Sì, ci spero proprio per quello, perché rispetto all'inizio anno siamo cresciuti, quindi ci spero bene, spero che si possa disputare questo match. La stessa domanda la faccio a Giacomo, perché poi lo zio di Giacomo è un fan della Erm Group San Giustino. Per chi tiferà lo zio Giacomo? Per te o per la No, no, Erm? di Castello, ci sono Bene, io. ragazzi, grazie per l'intervista. Vi auguro un buon lavoro e a risentirci a presto.